Ciao a tutti, parliamo di rimedi omeopatici per la tosse, in particolare per quattro tipi di tosse: tosse secca, tosse rauca, tosse convulsa e tosse grassa. Allora, per la tosse secca, parliamo di un rimedio che è la Belladonna 9CH, che quindi, come avrete capito, è da tenere sempre a portata di mano, in particolare quando questa tosse secca è accompagnata anche da febbre e un segno caratteristico è l'arrossamento del viso, quindi le gote molto rosse vogliono dire Belladonna alla 9CH. Sempre 5 granuli al ritmo degli accessi di tosse quando arrivano. Il rimedio per la tosse rauca, che è una tosse non produttiva, caratterizzata da un abbassamento della voce e da una sensazione di bruciore alla gola, è la spongia tosta alla 9CH. Assunzione di 5 granuli sempre dopo ogni accesso di tosse. La tosse convulsa invece è quella tosse che non dà praticamente respiro, dove si continuano a dare questi colpi di tosse molto ravvicinati, si ha quasi una sensazione di soffocamento, ok? Con pizzicore laringeo. Qui il rimedio omeopatico principe si chiama Drosera, alla 15 CH questa volta, con somministrazioni di 5 granuli ogni volta che si ha questo accesso di tosse. E in ultimo, per la tosse grassa, ricordiamo un altro rimedio che si chiama Mercurius Solubilis alla 9CH. Anche qui la tosse grassa è quella che è carica, si sente grassa, carica di catarro, con un peggioramento che si verifica soprattutto durante la notte e quando si sta sdraiati. Ricordo che per i vari tipi di tosse si possono usare anche dei complessi, anche in questo caso, che vanno molto bene magari per i bambini e vanno bene perché sono pratici, contengono tanti principi attivi tutti insieme, se non siete sicuri se avete una tosse grassa, una tosse secca, una tosse rauca, eccetera. Allora, i rimedi più conosciuti sono lo Stodal, Stodal sciroppo, e l'Omeotox sciroppo della Laguna. In particolare, quest'ultimo ha la caratteristica molto positiva di non contenere zucchero. Vorrei ricordare che i granuli omeopatici di cui parliamo sempre vanno assunti lontani dai pasti, cioè a stomaco vuoto, e vanno sciolti sotto la lingua. Lasciati sciogliere fino a quando sentite che non c'è proprio più niente sotto la lingua. Tenete sempre conto che tutti questi consigli hanno bisogno dell'avallo del medico e del farmacista. Grazie.